Approvata a maggioranza la manovra finanziaria per il 2013, pari a 22 miliardi e 700 milioni di euro, quasi tutti destinati alla spesa sanitaria, che assorbe 17 miliardi e 400 milioni di euro. Voto contrario dei gruppi PD, SEL, IDV, UDC e pensionati, che giudicano il bilancio inadeguato ad affrontare la crisi economica. In un contesto economico difficile, la manovra regionale recepisce una serie di riduzioni di spesa, effetto dei provvedimenti di spending review varati dal governo. Per la Lombardia un taglio di 265 milioni di euro per i trasferimenti e di 560 milioni del patto di stabilità. Sforzi particolari garantiranno il sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà. Una manovra però che, secondo l'opposizione, non rilancia realmente nessun settore e che di fatto non finanzia leggi importanti quali quelle sull'amianto, sul contrasto alla criminalità e sulla violenza alle donne. Carente, secondo le minoranze, anche l'impegno su casa, affitti, esodati e cassa in deroga per i lavoratori. Il settore sanitario dovrà fare a meno di 200 milioni, un ridimensionamento che verrà assorbito grazie a nuovi provvedimenti di razionalizzazione dei costi di funzionamento. 60 milioni di euro saranno investiti nelle tecnologie sanitarie e delle strutture pubbliche, investimenti necessari per continuare a garantire servizi di eccellenza. 20 milioni di euro andranno alla Fondazione di Ricerca Biomedica di Nerviano. Saranno garantiti i finanziamenti necessari per le attività e l'organizzazione di Expo 2015 e per i nuovi investimenti nell'ambito del patrimonio immobiliare dell'ALER. Alleggeriti anche dei costi di funzionamento dell'amministrazione regionale, grazie al prepensionamento di dirigenti e dipendenti, che consentirà un risparmio annuo di 2 milioni e 240 mila euro. Con il nuovo anno, inoltre, Regione Lombardia applicherà un'imposta alle compagnie aeree per i decolli e gli atterraggi degli aeroporti lombardi. Infine, stanziamento eccezionale di ulteriori 10 milioni di euro per il recupero e il restauro dei beni culturali danneggiati dal terremoto nel Mantovano.